Ragazzi, benvenuti alla prima gara Cales Dynamic Long Range. Sarà la prima gara di tre che faremo e le altre date verranno comunicate prossimamente. Allora, avete ricevuto tutti il book dove avete già visto gli stage, grosso modo. Prima di ogni stage verrà fatto un briefing dettagliato, praticamente vi verrà riletto la stessa cosa, domande e cose chiarite con gli RO. Siete stati divisi in tre squadre, per cui la squadra 1 inizierà dallo stage 1, la squadra 2 dallo stage 2, la squadra 3 dallo stage 3 e poi si ruota sempre in senso antiorario, così anche per la cosa successiva, come c'è sul book, però non c'è problema. I fucili sono messi là e verranno lasciati là sempre per tutta la competizione. Il tiratore, quando si prepara per lo stage, prende il fucile e viene muovendosi sempre con l'arma, tenendo la volata verso l'alto, per cui lo tenete sul fianco così, in modo da non sventolare con le volate, anche se sono scarichi, anche se c'è la bandierina inserita, ma noi teniamo l'arma sempre in verticale, ok? In questa zona potete inserire i colpi nel caricatore, fare tutto quello che volete. Le armi là, si prepara il primo tiratore dello stage e il secondo subito pronto, per cui saranno sempre due tiratori vicino allo stage, in modo che quando uno ha sparato, l'altro è già pronto. L'ultimo tiratore della squadra verrà qua e guarderà dove cadranno i bossoli del tiratore che ha appena sparato e glieli raccoglie appena finito lo stage, dove ci sarà il primo tiratore che firma, l'altro è pronto, l'ultimo tiratore della squadra gli raccoglie i bossoli, glieli dà e via. Man mano, siccome poi l'ultimo andrà avanti, chi ha sparato per primo andrà in coda e farà lo stesso lavoro. Così acceleriamo le operazioni e non facciamo che il tiratore che ha appena sparato deve poi cercarsi i bossoli perdendo tempo. Facciamo una cosa dove tutti ci aiutiamo in questo modo qua. Fucili là, là su quel tavolo c'è l'area per fare eventuali manipolazioni dell'arma, e cioè devo pulire o devo fare qualche cosa. L'arma si fa solo là, verso quella zona lì. Ok? E altre cose? I colpi sono tutti limited, per cui come da book ogni target ha il suo colpo assegnato, per cui se io devo fare destra sinistra, alto basso, basso alto, non si ribatte, verrà chiamato impact se ci sarà l'impact. Se non sentite niente vuol dire che c'è qualcosa che non va, o avete sbagliato il target o avete fatto una sequenza sbagliata, punto. Chiara questa cosa? Gli arbitri cercheranno di intervenire per prevenire l'errore, però per la sicurezza sappiate che ci sono più o meno 60 gradi, vi dovete muovere sempre con l'otturatore aperto e dovete cambiare il colpo quando siete sul bersaglio. Appoggio il fucile, camero, non così, sono in piedi, camero e poi vado a terra. Mi raccomando su questa cosa qui, perché è una penalità. Due penalità nello stesso stage è uno stage DQ. Tre penalità in tutta la gara e un match di Q, ok? Cercheremo di prevenire, però attenzione a questa cosa qua. Adesso che avete finito il briefing, vi do un quarto d'ora, potete prendere l'arma, scarica, vi mettete lì e controllate il focus del reticolo e il parallasse, ok? Fate questa cosa qui, vi mettete lì, controllate, senza, solo da proni, senza provare nessuna posizione, fate questo e poi alle 8:30 iniziamo. In caso di inceppamento, okay, estraggo il colpo, mi cade, posso avere un colpo di riserva? Ok. Allora, nel caricatore ci vanno solo i colpi che servono per lo stage, ok? Per cui se è un 4 più 4 come lì, o un 8 colpi là, o un 8 colpi lì, voi avete nel caricatore solo i colpi che vi servono. Potete tenere a fianco dell'arma, in tasca, dove volete, un colpo nel caso ho un misfire, mi cade il colpo, devo fare... Due. Quelli che volete, okay. Anche ti puoi tenere il quarto caricatore, capito? Potete fare quello che volete con i colpi, però per lo stage i colpi nel caricatore devono essere quelli limitati allo stage. Chiara? Okay. Poi se avete un problema, un inceppamento o qualche cosa, il tempo scorre, va avanti, e il tempo viene fermato solamente se c'è un problema, un target, se c'è un animale che va nell'area, se c'è qualcosa che non dipende da voi. Se avete un malfunzionamento, lo risolvete. Se avete un problema grave, alzate la mano, dice ho un problema, e alzate la mano in modo che l'arbitro intervenga. Chiaro? Io la domanda di prima era, in caso di
dover fare qualcosa con l'arma nell'area riservata. Bisogna avvisare RO e Master o... No, allora, lì nell'area riservata potete andare lì con l'arma puntata là e fate le cose in maniera quindi autonoma. Quindi non bisogna avvisare, no, autonoma. Senza colpi. Come senza colpi in tasca, senza, niente, è la zona senza colpi. È la zona, sì, è la zona senza colpi. Okay. Altra solo cosa, camerati. Altra cosa. Solo camerati, ma anche no. No, no, altra cosa. Manipolare l'arma al di fuori dallo stage, inserire colpi e cose così, non va bene, è un match di Q istantaneo. Questa che sia chiara a tutti. Ok? Domande? Lo spostamento nello stage, la volata la puoi tenere in alto. Sì, la volata, allora... più o meno 60 gradi, nello stage li potete muovere anche con la volata in verticale. Hai un semi-auto tu? No, ok, nessun semi-auto, ok, meglio così. Basta. Domande? Il tempo, solo per farvi un numero di impatti, cioè non è come nel tiro dinamico bersagli fatto tempo. No. Noi abbiamo il punteggio, un impact e un impact ed è un punto. Poi c'è il tempo finale, il tempo... in caso di parità fra due tiratori si va a vedere il tempo. In caso di parità anche nel tempo, che sarebbe una cosa difficile, no? Ma non improbabile, ma non impossibile, no? La legge di Murphy è sempre la solita. Nel caso è, si fa uno stage, tipo uno skill stage, si fa uno stage per tipo uno spareggio. Ma quello... Non è impattato tempo. No. Altre cose? Basta, vi ho detto tutto. Altre domande? Buona gara a tutti. Allora, chi ha un solo caricatore nello stage 2 fa la stessa cosa, perché nello stage 2 tu parti qua, si parte qua col caricatore lasciato qui, ok? Il secondo qua, chi ha un solo caricatore stacca il caricatore, viene qui, tocca e ritorna a terra, ok? Buono, allora avete un quarto d'ora per lavorare il parallasse, per portare il focus, e poi alle 8:30 iniziamo. Ok? Okay.